Buon pomeriggio dal TG6. Come annunciato dal ministro Lorenzin, dal 2017 vaccini gratuiti per il meningococco B. Allora saranno disponibili tra pochi giorni gratuitamente per i nuovi nati, adolescenti e le persone a rischio. E vediamo tutto nel servizio di Alfredo Primante. Sono circa 10.000 i nuovi nati a partire da gennaio 2017 che per la prima volta potranno vaccinarsi in maniera gratuita per il meningococco di tipo B. La regione Abruzzo, infatti, con leggero anticipo rispetto alla pubblicazione da parte del Ministero della Salute dei nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, ha varato il piano per le vaccinazioni che recepisce la normativa nazionale. Tra pochi giorni le ASL avranno a disposizione le dosi, circa 15.000 per il primo anno, che saliranno a 30.000 regime per tre fasce di popolazione: i neonati nel 2017, gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni per i quali è previsto il vaccino tetravalente e tutti coloro che i medici di medicina generale riterranno a rischio a causa di particolari patologie. Per gli altri le vaccinazioni resteranno a pagamento con un prezzo che si prevede in discesa rispetto agli attuali 300 euro. Resta l'invito a vaccinarsi: attualmente infatti il 63% della popolazione si sottopone alle vaccinazioni meningococciche. È un'ulteriore offerta sul campo della prevenzione, in particolar modo sul tema della vaccinazione per la meningite, che introduce delle novità significative a valere sui fondi della Regione per 2 milioni e 600 mila euro all'anno. I nati dal 1 di gennaio del 2017 avranno la vaccinazione, oltre che per il tipo C della meningite, del meningococco, la vaccinazione per la tipologia di classe B, indicata ovviamente nel meningococco di classe B, e inoltre quella tetravalente per gli adolescenti. Nel frattempo non si placano le polemiche sulla sanità abruzzese. Nell'occhio del ciclone il project financing per il nuovo ospedale di Chieti, progetto che la regione ha avocato a sé dalla ASL. Al partito di coloro che criticano il progetto si è iscritta anche la CGIL Teatina, che esprime timori per i costi che dovranno essere sostenuti dalla collettività. L'assessore alla sanità Paolucci risponde così. Io credo che la criticità del tutto evidente della struttura del presidio di Chieti, valutata non da me ma da una relazione del Tribunale con una vulnerabilità sismica di 0,14, quindi fortemente critica per quanto riguarda quella struttura, debba prevedere la soluzione di quel problema. E non mi pare esistano proposte sul tappeto, alternative in campo, in grado di dare una soluzione alternativa a quella che abbiamo proposto. Questo è il punto. Ed ora passiamo alla cronaca. Per sfuggire a una condanna si nascondeva sotto mentite spoglie nella città belga di Liegi. Si tratta di Christian Cascini, 44 anni, nato ad Atri, in provincia di Teramo, arrestato dalla polizia belga in strettissima collaborazione con il servizio Interpol. Il servizio centrale operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la squadra mobile della Questura di Pescara, perché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso novembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila. L'uomo, che deve scontare una pena di poco inferiore a 9 anni di reclusione per una serie di estorsioni commesse nel 2005-2006 e per il reato di maltrattamento in famiglia consumato nel 2012 in danno del proprio figlio minorenne, ha tentato di sottrarsi alla cattura riparando in Belgio, dove si è dato alla latitanza riuscendo a muoversi indisturbato grazie anche a un documento di identità abilmente contraffatto. Sulle sue tracce si è però messa subito la squadra mobile di Pescara, coordinata dalla Procura Generale dell'Aquila, che ha avviato una complessa attività investigativa nel corso della quale sono stati pedinati conoscenti e familiari di Cascini e sono state effettuate ulteriori attività tecniche. In particolare i poliziotti, seguendo quotidianamente gli spostamenti della moglie del 44enne, hanno scoperto che la donna si è imbarcata su un volo diretto in Belgio per raggiungere il marito, costretto a sottoporsi all'estero a un intervento chirurgico. La donna è rimasta in Belgio per 2 settimane, gli accertamenti condotti a ritmo serrato grazie alla cooperazione internazionale con la polizia belga hanno quindi consentito di localizzare con certezza Cascini nella città di Liegi. È stato quindi emesso dalla Procura Generale di L'Aquila un mandato di arresto europeo, provvedimento necessario per poter procedere alla cattura anche in altro paese aderente all'Unione Europea e chiedere di conseguenza l'estradizione in Italia. La polizia di Pescara ha fornito ogni informazione utile a individuare con certezza Cascini, trasmettendo anche le foto e le impronte digitali.
Continuiamo ancora con la cronaca, questa volta a Fossa Cesia, con l'accusa di maltrattamento alla moglie. Dal 2012 a marzo 2017 un uomo di 35 anni residente a Fossa Cesia in provincia di Chieti è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza cautelare in carcere del GIP Massimo Canosa su richiesta del PM Rosaria Vecchi. In base agli elementi indiziari raccolti dai carabinieri di Fossa Cesia e dalla sezione PG della Procura, l'indagato ha vessato per 5 anni la consorte picchiandola costantemente. I maltrattamenti scaturiti dalla sua forte gelosia erano iniziati anche durante il periodo di fidanzamento. L'uomo pretendeva che la donna non si dedicasse più all'attività di volontariato e non frequentasse la palestra, ossessionato dalla presenza di altri uomini. Al rifiuto della donna, l'uomo l'aggrediva più volte, anche con testate sul naso, procurandole anche la frattura del setto nasale oppure sbattendole la testa contro il muro. Per ben 2 volte la donna è dovuta andare in ospedale per la frattura del naso. E durante gli scatti di gelosia, infine, l'uomo ha anche devastato la camera da letto e buttato all'aria tutti i vestiti della moglie. Ci spostiamo a Teramo. 2 bombe ecologiche mettono in pericolo la salute dei teramani. Si parla del quartiere Cone, ci racconta tutto Tania Bonici Castelli. Il quartiere Cona a Teramo rappresenta l'ingresso in città per chi arriva dalla montagna. Non stiamo parlando di una zona qualunque, ma di un'area abitata da 7.000 persone, diventata parte integrante e pulsante del capoluogo. Oggi vive in un degrado gravissimo, ma andiamo per ordine. La prima cosa che toglie il respiro arrivando alla Cona è la centrale elettrica di alta tensione dell'Enel, incastonata tra le abitazioni. Nel solo condominio adiacente ai pali elettrici in via Bafile negli ultimi anni sono stati riscontrati 2 casi di leucemia e 1 caso di cancro ai polmoni. Questo è un grave problema che ha la città di Teramo, non solo la collettività della Cona. Si vive male. Noi abbiamo fatto anche delle indagini tipo sulla densità delle onde magnetiche elettromagnetiche, e i risultati chiaramente consentono di viverci, però questo non significa che non siano comunque allarmanti, tant'è che nelle abitazioni che sono a pochissima distanza dalla centrale elettrica esistono dei casi diffusi di leucemia. Avete chiesto lo spostamento, la delocalizzazione? Sì, questa è stata chiesta da 15-20 anni fa, tant'è che la giunta Sperandio fece redigere dall'Enel un progetto esecutivo che tuttora esiste per delocalizzare. Servono fondi però? Sì, esistono fondi, ma sono previste delle norme di tipo nazionale, delle leggi che tendono a riqualificare i quartieri, e per questo il Comune di Teramo non se ne è fatto, negli ultimi tempi non se ne è fatto carico di questo. Come si vive attaccati ad una centrale, Helen? Beh, come si vive? Ci dobbiamo adattare, che devo dire, non è che... Sente dei rumori, dei ronzii? Maggiormente la notte. Perché la notte, essendo il silenzio, ovviamente, si sente quel rumorino, diciamo come se una friggitrice che cuoce. Subito dopo la centrale elettrica c'è l'altra bomba ecologica della Cona, la vecchia fornace, ridotta ad una discarica a cielo aperto, con tanto Ethernet sbriciolato a vista e una torre che pende e non casca dopo il terremoto. Un altro problema, sicuramente pari a questo. Lì esiste un progetto finanziato addirittura, il progetto Quartiere Cona, che prevede l'acquisizione dell'area, è stato finanziato per 5 milioni di euro circa 10 anni fa e non sono state realizzate le opere pubbliche, nel frattempo sono stati realizzati invece gli interventi tipo privato. Già, che fine hanno fatto i vecchi finanziamenti versati nel 2007 nelle casse del Comune di Teramo per il recupero della vecchia fornace? E ce ne saranno di nuovi per la riqualificazione delle periferie? Alcuni tra i comitati cittadini più rappresentativi si stanno riorganizzando per avere risposte dall'amministrazione e annunciano una guerra senza quartiere. Il Movimento 5 Stelle torna a parlare di emergenza ambientale sul caso dell'ex SEAB, in particolare chiede la revoca delle autorizzazioni per gli impianti non sicuri. Paolo Renzetti. Chieti è di fatto diventata un distretto dei rifiuti d'Abruzzo. Rispetto alle altre 3 città capoluogo, Chieti ha più impianti di tutte e 3 le altre città messe insieme.
Peraltro a Chieti Scalo c'è una vera e propria emergenza ambientale, pensiamo al SIR, quindi a una vastissima zona da bonificare, e ci sono alcuni impianti, ex SEAB in questo caso, che periodicamente subiscono incidenti, roghi, non si capisce bene per quale motivo. Questi roghi chiaramente mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini, non solo di Chieti, perché pensiamo a quello del 2009, la cui nube arrivò addirittura fino a Ortona. Noi chiediamo, per quanto riguarda la Regione, che si arrivi in conferenza di servizi il 14 aprile, in cui dovrebbero essere rinnovate le autorizzazioni, e agli impianti che non garantiscono sicurezza e che sono pericolosi per i cittadini non vengano rinnovate le autorizzazioni. Proponiamo una moratoria da parte del Comune, quindi una modifica al PRG affinché non si possano più aprire ulteriori impianti. Chiediamo inoltre che venga istituita una task force di competenza, diciamo, dell'assessorato ambiente, affinché si faccia luce su queste problematiche, su queste tematiche. Ricordiamo che per esempio abbiamo, oltre al SIR, la situazione disastrosa del SIR che attende di essere bonificato da oltre 10 anni, anche l'incendio della discarica di Colle Sant'Antonio, che anch'essa attende ormai da anni di essere messa in sicurezza e bonificata. La preoccupazione è alta e soprattutto perché per quanto riguarda gli incendi ex SEAB, questo è il quinto, e dal 2009 non ancora vengono revocate le concessioni. Non è possibile che non si risolva il problema degli incendi a Chieti. I cittadini sono molto preoccupati. Momento di frattura a livello nazionale del Partito Democratico, e così nel corso delle riorganizzazioni a Pescara nasce il Comitato Pescara in cammino per Matteo Renzi. Vediamo. Dal 20 marzo al 2 aprile ci sarà la convenzione nei circoli, voteranno gli iscritti, e poi dopo, chiaramente, il 30 aprile ci saranno le primarie aperte a cui tutti potranno partecipare per eleggere il segretario nazionale del Partito Democratico. Noi abbiamo costituito un comitato a cui hanno aderito tante personalità del partito. Vogliamo fare qualche nome? Ma dal sindaco di Pescara, al presidente della regione Abruzzo, i parlamentari di Pescara, i consiglieri regionali, tutti gli assessori del Comune di Pescara, i consiglieri comunali, i segretari di circolo, insomma ci siamo un po' tutti. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di ridare grande spinta, grande forza al Partito Democratico come forza politica capace nel nostro Paese sicuramente di dare delle risposte concrete al primo posto, e per questo ci stiamo battendo e ci batteremo. Al primo posto sicuramente c'è il tema dello sviluppo e quindi dell'occupazione, soprattutto quella dell'occupazione giovanile. Il nostro obiettivo è quello di ridare la speranza e un futuro ai nostri giovani. Questo non può che essere attraverso il lavoro, attraverso un reddito. Le competizioni sane ben vengano, poi dopo insomma chi ha in mente di distruggere una forza così grande, beh, quella sicuramente non è la nostra idea e non lo permetteremo sicuramente. I giovani studenti della scuola Misticoni Bellissario sono stati vincitori per il progetto per il nuovo crest del corpo della Guardia Costiera, e allora la cerimonia si è tenuta proprio presso la direzione marittima Abruzzo-Molise di Pescara. Vediamo. Comandante Moretti, oggi questa bella iniziativa presentata in direzione marittima con questi ragazzi del liceo Misticoni di Pescara, che sono stati invitati a partecipare a questo concorso per la progettazione del crest della direzione marittima, diceva prima, un'occasione, un'opportunità per avvicinare i ragazzi al corpo della Marina Militare. Sì, essenzialmente per avvicinare i ragazzi a quello che noi facciamo, e anche rendersi conto di come il corpo delle cabine di porto Guardia Costiera, che fa parte della Marina Militare, viene percepito da ragazzi, ma anche, diciamo, c'è stato un insieme di valutazioni che sono state fatte anche per avere delle idee per poter ritoccare il nostro crest, che è il simbolo nel quale ci identifichiamo. Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere gli studenti dell'artistico proprio perché sono quelli più portati per vena creativa e anche per scelta del percorso di studi a poter innovare il nostro simbolo, che è ancora valido chiaramente, però ci piaceva, ecco, vedere la possibilità di modificarlo.
l'idea che diceva appunto il nostro comandante Moretti di rinnovare il Crest e aver pensato ai giovani artisti in erba, ai ragazzi che con l'arte ogni giorno imparano diverse tecniche. Loro sono stati molto attenti anche ad una ricerca che c'era dietro alla richiesta che veniva fatta dalla direzione marittima e di conseguenza poi hanno elaborato questi lavori che li hanno impegnati per diverso tempo e tutti, come diceva appunto il comandante, tutti sono vincitori oggi. Tutti ex aequo. Tutti ex aequo. Un accordo sulla sanità integrativa riguardante gli esercenti, a stipularlo la Confesercenti di Pescara insieme a Camp, il servizio. Oggi presentate questa interessante iniziativa sanitaria che riguarda Confesercenti. Vogliamo spiegare che cos'è questo Abruzzo Campa Famiglia? È un primo esempio di copertura sanitaria che è stata proprio realizzata e voluta qui per gli esercenti appunto dell'associazione. Ci sono ovviamente la sanità pubblica che è uno strumento a disposizione di tutti, ci sono tanti fondi negoziali che sono a disposizione magari dei dipendenti delle imprese, mentre ecco gli esercenti e i titolari appunto di esercizi commerciali invece erano proprio esclusi da questa forma di tutela. Tucci, oggi avete presentato questa interessante iniziativa di tutela sanitaria per i vostri iscritti, i vostri associati. Sì, oggi è un momento importante perché alle classiche situazioni che affiancano la tutela sanitaria per i dipendenti delle imprese. Era un qualcosa che mancava probabilmente in Confesercenti, ma un po' in tutte le associazioni che abbracciano commercio e non solo. Eh sì, anche perché di solito gli imprenditori sono avulsi da queste opportunità, perché sono tante opportunità per i dipendenti, in realtà poi l'imprenditore è l'ultima, in questo caso viene considerato sempre l'ultima ruota del carro. Oggi si inverte la condizione e noi possiamo dare e offrire agli imprenditori un'opportunità in più per la tutela sanitaria loro. E taglio del nastro questa mattina ad Atri per l'inaugurazione del nuovo centro servizi alla persona e alle famiglie Domenico Ricci Conti, finanziato grazie al contributo della Fondazione Tercas. Vediamo. Con il taglio del nastro del nuovo centro integrato di servizi per la famiglia Domenico Ricci Conti inizia ad Atri la vita del terzo punto di ascolto gestito dall'Associazione Il Sentiero, dopo quelli in funzione a Silvi e Pineto. Una casa per le famiglie è un luogo dove accogliere ed ascoltare problematiche di natura sociale e familiare, questo sottolinea il presidente dell'ASP2 Roberto Prosperi. Il centro per la famiglia è un centro integrato, vuol dire che noi perseguiamo l'integrazione attraverso la messa in comune di servizi e di professionalità da parte delle pubbliche istituzioni e del privato sociale. Nell'ambito di questi servizi che noi mettiamo in campo, l'accesso sarà attraverso un punto unico come per agevolare appunto questo tipo di approccio. Il progetto è stato possibile grazie al finanziamento da oltre 500.000 euro della Fondazione Tercas, che sottolinea con la Presidente come il centro Ricci Conti sia solo un tassello di un progetto più ampio dedicato al sociale. È un progetto al quale la Fondazione ha creduto molto negli anni e che è giustamente un tassello, perché noi ci auguriamo che svolga la sua attività su tutto il territorio e consenta di essere replicato eventualmente. La sede del centro Ricci Conti è in pieno centro storico ad Atri e contribuisce a rivitalizzare il borgo della città ducale. È proprio a ridosso della piazza d'Acquaviva, Duchi d'Acquaviva, sede dell'amministrazione comunale, la sede del comune, è in pieno centro storico, in una delle zone più belle. Atri ha tutto il centro storico molto bello, questa è una zona particolarmente bella, ridà vita a dei centri storici che altrimenti causa maltempo, causa spopolamento demografico quasi indotto, perché insomma il lavoro purtroppo c'è sempre meno. Credo che questo sia un passo importante verso una riqualificazione e una rivitalizzazione del nostro bellissimo centro storico. Il prossimo 21 marzo si celebrerà la giornata mondiale della sindrome di Down. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato uno spettacolo che in quella giornata andrà in scena al Teatro Massimo con ospiti e attori di primissimo piano. Vediamo.
Il 21 marzo si celebra la giornata mondiale della sindrome di Down, una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza copia del cromosoma 21. La sindrome di Down è la più comune anomalia cromosomica nell'uomo, solitamente associata ad un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica, oltre che a un particolare insieme di caratteristiche del viso. Attualmente in Italia nasce circa un bambino su 1000 con questa condizione, circa 500 ogni anno. Numerosi indagini epidemiologiche hanno messo in evidenza che l'incidenza aumenta con l'avanzamento dell'età materna, anche se non si sono mai dimostrate le cause di questa relazione. In occasione di questa giornata di sensibilizzazione, il Comune di Pescara mette in campo una nuova iniziativa volta ad affrontare un tema sociale di grande importanza. Sarà uno spettacolo dal titolo Un grande abbraccio a mettere in scena tutte le sfumature legate alle emozioni di vivere, lavorare o condividere il tempo con i ragazzi affetti da sindrome di Down, e la sorpresa sarà vederli sul palco con il comico Paolo Ruffini, che al Teatro Massimo condividerà la scena con 6 attori della compagnia livornese Meyer von Frinzius, e questo è il messaggio inviato alla città di Pescara per chi volesse sostenere l'iniziativa. Io credo che questo spettacolo abbia reso più ricco me, ma renderà più ricco anche chi lo vedrà. E quindi, visto che il teatro può essere anche terapia, io mi verrò a curare o a guarire o a migliorare volentieri a Pescara il 21 marzo al Teatro Massimo, e vi aspetto tutti quanti perché sarà veramente una grande occasione di bellezza da condividere. Un grande abbraccio, vi aspetto tantissimo. Ciao! Promozione del territorio, e allora arriva la terza edizione di Arte e Gusto a Pescara. Vediamo. Presidente Becci, dal 21 al 25 marzo torna Arte e Gusto, terza edizione, una grande occasione anche di promozione del territorio. Abbiamo quest'anno puntato molto sui buyers del Nord Europa, ci saranno presenti buyers turistici che provengono dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Norvegia, ai quali si è aggiunta anche la Camera di Commercio italiana in Polonia. Cerchiamo di valorizzare le nostre bellezze, i nostri bellissimi borghi, non a caso qui ci sono rappresentanti dei comuni di Città Sant'Angelo, di Manoppello, di Spoltore. La Camera di Commercio, dopo i brutti avvenimenti di gennaio, ha richiesto una campagna di comunicazione molto importante a livello non nazionale ma a livello internazionale, perché il nostro territorio ha necessità di ritrovare quelle che è la realtà del nostro territorio, un territorio bello, ricco di natura, ricco di storia. Noi siamo uno dei borghi più belli d'Italia, abbiamo un territorio che offre veramente tanto dal punto di vista turistico, quindi abbiamo proposto un nostro tour nel territorio angolano che cerca di far vedere tutto quello che Città Sant'Angelo offre, quindi dal centro storico, l'aspetto culturale, abbiamo coinvolto l'Istituto Omnicomprensivo, che è uno degli istituti più antichi d'Italia. Per passare poi all'aspetto rurale, all'aspetto agrituristico, facendo ammirare quelle che sono le nostre strutture ricettive, sia dal punto di vista per quanto riguarda le cerimonie, quindi per eventuali location per matrimoni, ma anche per quanto riguarda proprio il turismo, sia nel periodo estivo ma anche e soprattutto quello invernale, per poi terminare il nostro tour con una cena conviviale. Una cena che cerca di far respirare quelli che sono i sapori e gli odori della terra angolana. E grande affluenza di pubblico a Campo Imperatore per l'iniziativa intitolata Territorio, Turismo e Tradizione. Germana Dorazio. Nella splendida cornice di Sole e Natura è stato un successo di pubblico l'iniziativa Territorio, Turismo e Tradizione organizzata nell'albergo di Campo Imperatore dal centro turistico del Gran Sasso. Lo chef stellato William Zonfa ha presieduto la tavola rotonda tra i rappresentanti delle federazioni italiane cuochi, provinciale e regionale Dario del Signore e Andrea Di Felice, e rappresentanti di associazioni e istituzioni. Tra questi, per il comune dell'Aquila, Tonino De Paulis, Domenico Nicoletti, direttore del Parco Gran Sasso Monti della Laga, Agostino Del Re, direttore della CNA L'Aquila, e Roberta Dundè in rappresentanza del centro turistico.
Al centro della discussione c'è stato il rilancio del comprensorio attraverso la valorizzazione dei prodotti abruzzesi di qualità. Chilometro zero e bassissimo impatto ambientale sono le esigenze degli acquirenti, al pari del sostegno istituzionale nel difficile riavvio delle attività agrocommerciali sul territorio dell'Aquila, come sottolineato dai rappresentanti della FIC. L'innovazione della mia cucina, detto William Zonfa, si ispira alla cultura gastronomica territoriale e si basa però sullo studio scientifico dei prodotti e delle lavorazioni. Zonfa ha invitato infatti i giovani dell'Istituto Alberghiero dell'Aquila presenti in sala a non smettere mai di studiare e di informarsi. Attraverso solide basi di studio il mestiere del cuoco può dare sbocchi importanti. A questo si devono aggiungere passione, sacrificio e umiltà, che sono le basi umane per diventare un grande professionista in ogni settore lavorativo, ha concluso lo chef Zonfa. La Federazione Italiana Cuochi ha omaggiato William Zonfa del titolo di presidente onorario dell'associazione. Lo chef ha poi insignito due studenti dell'alberghiero di menzioni per essersi distinti nelle attività scolastiche. Si dice soddisfatto il centro turistico del Gran Sasso, che annuncia che territorio, turismo e tradizione è solo la prima di una lunga serie di attività che si svolgeranno in alta quota fino all'estate. Ed ora lo sport, con il Pescara a parlare l'attaccante Ahmad Ben Ali, che parla del momento in corso al Pescara, i vistosi cali e sul nuovo ruolo ritagliato per lui dal tecnico Zeman. Risponde per lui giocare anche in porta Andrea Costantini. Ben Ali, con l'avvento di Zeman un nuovo ruolo per te, anche una nuova esperienza, intanto come ti stai trovando? Sì, un ruolo diverso, perché io nasco da centrocampista, quindi non è il mio ruolo, però come l'ho sempre detto, io sono a disposizione della squadra del mister, quindi se mi mette in porta gioco anche lì, quindi non è nessun problema. Il momento resta difficile dopo l'illusione con il Genoa, ma da un punto di vista fisico siete in difficoltà nel secondo tempo? C'è questo calo, c'è un problema di preparazione? Sicuramente, la squadra forse fisicamente non sta, purtroppo non sta al top, non sta al 100%, secondo tempo la squadra cala spesso e si è visto durante l'anno, c'è qualcosa che non va, poi quando ti capita che quando esci a fare secondo tempo ti fanno sempre gol, forse anche mentalmente ti distrugge, quindi non lo so, può essere una cosa del fisico, però anche mentale. Ritieni che si sia sbagliato qualcosa in precedenza, nei mesi scorsi, per la preparazione? No, assolutamente no, io non voglio dare la colpa a nessuno, guarda, noi siamo giocatori, andiamo noi in campo. Io guardo solo me stesso, perché non posso dare la colpa a nessuno, e se sono stanco perché non sono preparato io. Cerco di dare il mio massimo, però guarda, quest'anno hanno sbagliato tanti, però guardo solo me stesso. Senti, l'ultima sull'Atalanta è la sorpresa di questo campionato, ma viene da una tremenda sconfitta. Vi aspettate una squadra arrabbiata o una squadra un po' ridimensionata? No, guarda, Atalanta rimane sempre una squadra forte, una squadra che ha fatto più di 50 punti, sarà un motivo. Se hanno preso 7 gol contro l'Inter, per me sarà un caso, perché l'Atalanta sta facendo un campionato strepitoso, quindi resta una squadra forte, noi dobbiamo affrontarlo con grinta e con la carica giusta, e cerchiamo di fare risultato. Ed ora la Lega Pro, domenica gara fondamentale per il Teramo contro il Gubbio. Golotti valuta anche alcune soluzioni che diano maggiore pericolosità al diavolo, e non è escluso un ritorno alla difesa a 4. Jacopo Forcello. Difesa a 3 o a 4? E questo è il dilemma di Guido Ugolotti a pochi giorni dalla partita fondamentale in casa contro il Gubbio. Per il tecnico biancorosso qualche aggiustamento va fatto, anche in considerazione della scarsa vena realizzativa dei suoi durante le ultime giornate di campionato. Il 5-3-2 dunque andrà in soffitta, sì, ma come cambiarlo?
o rendendo più offensivo questo modulo, oppure ritornare alla difesa a 4, che nei fatti è uno dei cardini del pensiero calcistico dell'allenatore, che spera di riavere al 100% Mirko Petrella, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo alla schiena. Riavrà invece Caidi dopo il turno di squalifica, e questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali l'allenatore opterebbe per la difesa a 4, con lui e il capitano Ivan Speranza a comporre la cerniera centrale. Ieri non si è allenato Imparato, reduce da uno stop, e in base alle sue condizioni da qui al weekend si capirà quale sarà la scelta sulla corsia di destra, l'ex Perugia oppure cercare di dare un'ulteriore possibilità a Stefano Scipioni, poco convincente nella disastrosa trasferta di Bergamo. Davanti sembra certo di una maglia da titolare Marco Sansovini, che a dispetto della carta d'identità in una stagione con tanti infortuni è sempre stato a disposizione. Resta da capire se in un eventuale 4-3 possa essere schierato come esterno d'attacco oppure come prima punta con due ali al suo fianco, o se in un 4-2-3-1 troverà spazio fin dall'inizio, anche perché c'è Barbuti che scalpita per fare la boa al centro dell'attacco. Meno problemi di ballottaggio invece se il 5-3-2 dovesse trasformarsi in 3-5-2. A quel punto la coppia rimarrebbe quella formata dall'ex Lumezzane e appunto Sansovini. Ma sugli esterni sarebbe dirottato Alessandro Di Paolo Antonio al posto di Karkalis. Tutte valutazioni da approfondire nel corso delle prossime ore, considerando che la gara di domenica assomiglierà moltissimo ad un'ultima spiaggia e il Teramo, per non rimanere arenato, ha una sola possibilità: vincere per iniziare la rimonta. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione torna questa sera nell'edizione delle 19. Grazie per essere stati con noi.